Il tiro con l'arco è una pratica antica quasi quanto l'uomo e oggi viene riproposta a livello sportivo in diverse discipline. Tra queste c'è il tiro istintivo che gli arcieri tesserati alla FIARC praticano tutto l'anno e sempre a contatto diretto con la natura. Gli arcieri dell'Insubria, come tutti gli altri arcieri FIARC, si occupano dell'ambiente naturale che li ospita, valorizzando con interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio faunistico e con migliorie sul territorio. Il tiro di campagna nasce come simulazione venatoria e non come una battuta di caccia vera. Infatti, le frecce vengono scoccate su sagome tridimensionali di animali realizzate in materiale espanso, che sono collocate lungo un percorso sicuro, minuziosamente preparato, lungo un'area di vari ettari, tra salite, discese, campi, prati, boschi, corsi d'acqua e altro ancora. Ma prima di poter tirare frecce lungo il percorso tra i boschi, occorre essere arcieri, ossia aver frequentato un corso finalizzato proprio alla conoscenza degli aspetti tecnici, teorici e pratici, legati all'arco e all'arcieria in genere. Questi corsi sono tenuti da istruttori abilitati dalla FIARC all'insegnamento di tutto quanto occorre per poter diventare arcieri. Terminato il corso, il neoarciere sarà sempre seguito dall'istruttore o dagli arcieri più esperti, ma pian piano camminerà da solo lungo l'infinita strada della conoscenza dell'arco e di se stesso. La nostra compagnia, 04 ASAI, è stata voluta da 10 arcieri. Lo stare insieme, il fare unitamente le cose, la costante condivisione sono elementi di base del gruppo fondatore, che si impegna a diffondere tra tutti i soci questo spirito di comunione, nonché di rispetto dei ruoli e dell'impegno di ognuno. Non resta altro che venire a trovarci per avere conferma di quanto visto e ascoltato e diventare, come noi, un arciere FIARC. Solo dopo parecchio tempo riuscirono di quando in quando gli altri colpi giusti. Come avvenisse che partissero da soli, senza mio intervento, come accadesse che la mia mano destra, quasi chiusa, si aprisse improvvisamente e scattasse indietro, non lo sapevo spiegare allora, né so spiegarlo oggi, ma perlomeno arrivai a poco a distinguere da me i tiri giusti da quelli difettosi. La differenza qualitativa tra gli uni e gli altri è così grande che non può sfuggire a chi l'ha sperimentata una volta. Dopo i tiri sbagliati, il respiro trattenuto si scarica con violenza e non si può riprendere fiato abbastanza rapidamente. Nei tiri giusti, invece, il fiato viene espirato gradatamente e senza sforzo, dopodiché l'espirazione avviene senza fretta. Ma all'interno, per l'arciere stesso, i tiri giusti producono un tale effetto che gli sembra che il giorno sia cominciato solo allora.